Buongiorno a tutti. Secondo Aristotele esistono quattro significati di causa, ossia esistono quattro tipi di cause. Vediamo la prima, che è la causa formale. E per forma intendiamo non la figura esteriore di una cosa, di un oggetto, bensì la sua essenza, la sua natura intima, ossia ciò che fa sì che una cosa sia così e non altrimenti. Vediamo ad esempio la forma del cerchio che ha le sue specifiche qualità, oppure per l'uomo la sua forma, l'eidos, è l'anima che fa sì che sia dotato del logos e quindi dell'elemento razionale. Vediamo la seconda causa, è la materia, e per materia si intende ciò di cui è fatta una cosa. Ad esempio la casa è fatta di mattoni e calce. L'uomo è fatto di carne ed ossa. E secondo Aristotele, senza la materia non sarebbe affatto possibile la costituzione delle cose e quindi la loro concretezza, il loro essere. Vediamo la terza causa, la causa motrice, oppure si può dire anche chiamarla causa efficiente, ed è ciò che dà inizio al movimento. Ad esempio, la volontà è causa efficiente delle nostre azioni. I genitori sono la causa efficiente, la causa motrice dei loro figli. Il colpo che io do a una palla costituisce la sua causa motrice, la causa efficiente. E vediamo all'ultima causa, la causa finale, ossia il fine, lo scopo delle azioni, il bene che è proprio della causa prima, il motore immobile. In questa prospettiva Aristotele concepisce il mondo fisico come e non solo, come un incessante movimento verso uno scopo. E questo scopo, man mano che ci eleviamo dal mondo vegetale a quello animale fino all'uomo, è tensione alla felicità, ossia al bene supremo.